Mi hanno detto che qua vicino a Rivet City ha aperto un nuovo negozio, il Thrift Shop. Buongiorno. Aha, vedo che è ben fornito. Ehi, salve. Cosa ti serve? Vedere che cosa hai da vendere. Se il prezzo è onesto, fammi un'offerta. Sono sicuro che troveremo un modo per accordarci. Ad esempio, bellina questa pistola. Anche questa non sembra male, le 4.7 mm non le usiamo. Ok, quest'arma è un po' particolare. E pistola di impulsi, eh? Sembra proprio che io e te andremo molto d'accordo, amico mio. Lo Sturmgewehr. Ti ringrazio, Harold. Direi proprio che sai riparare la roba, Harold. La Devil Mistress è più forte di questa nuova arma che abbiamo preso, ma la proviamo lo stesso. Vado fuori a fare un po' di test. Bella. Bella la Sturm. La pistola d'impulsi? Un po' particolare come arma. Ok. La MG34. Molto bella. La FNP90. Molto rapida. Molto rapida, mi piace. Ed infine la Dan Wesson. Molto precisa. Non ha neanche rinculo. Ci torneremo in questo negozio, di sicuro. Alexandria Arms. Posto particolare. Buongiorno, guardiani che apparite sempre dal nulla. Troppe voci, troppa gente. Mi spiace, te la sei cercata. Ah, mannaggia, questo è stato ammazzato. E questa da dove viene? Wow. Non so dove tu l'abbia trovata, ma ti ringrazio. Beh, se non fosse per il rumore fastidioso, la terrei fuori sempre. Punk Crowbar. Facciamo cambio con un'altra arma, almeno smetti di fare rumore. Oh, bella. Un piede di porco con la cresta. Vorrei provarla su qualcuno. Veleno di scorpione radioattivo. È la prima volta che la vediamo. Ma quante belle armette nuove oggi. Porca miseria. Vieni qui. Ecco cosa causa la paralisi. Addio al tuo robottino. E addio alla Talon Company. Onesto, devo ancora capire perché ce l'hanno con noi. Mentre sistemavo tutto quello che ho ottenuto nella simulazione, ho trovato delle altre onde radio molto strane. Ho trovato un tipo che mi ha chiesto di aiutarlo con degli schiavi. Una roba molto strana, forse dovremmo andare a controllare. Meglio andare a vedere. Salve rinnegati, spero che non ce l'abbiate con me per quella storia. Buongiorno, che state combinando qui? Sei il tizio del pit. Sì, sono io, sono qui per comprare sti schiavi. Era ora che arrivassi. È una vita che ti aspettiamo, cazzo. Certo. Va bene, non c'è problema. Ora che sei qui, spero non ti tirerai indietro dagli affari. No, no. Ne abbiamo tre. Il prezzo è di 200 ciascuno. Niente baratto, solo contante. Ordini del capo. Ah, certo, certo. Devo pensarci su. Cosa? Dici sul serio? Ti conviene tornare qui in fretta? Vorrei vendere questa carne prima di invecchiare. Certo, come no? Allora, fammi un attimo contare. 3, 2, 1... E addio gli schiavisti. Sì, sì, hai sentito benissimo. Ah, tranquilli, non sono qui per farvi del male. Siete liberi, potete andarvene. Oh mio Dio, sono... Li hai uccisi. Dici sul serio? Sei qui per salvarci. Dove andiamo? Siete liberi, andate dove volete. Aspetta, siamo liberi? Dici sul serio? Li hai uccisi e siamo liberi di andarcene? Già. O sei la persona più gentile del mondo o la più stupida. Ad ogni modo ti ringrazio. È il minimo che possa fare. Sì, cosa sì. Cosa ti serve? Dei vestiti. Quel tizio laggiù sul materasso è morto la scorsa notte. Non ho mai saputo come si chiamasse. Se non ti dà fastidio l'odore, puoi prendere la sua roba. Beh, tanto i vostri vestiti mi sembrano abbastanza leggeri, quindi... D'accordo, ora vattene. Certo, grazie di nuovo. Ti dobbiamo le nostre vite. Eh già, quello è vero. E questi? Me li prendo io. Cacchio, è più vestito di prima ora. Allora, missione compiuta, Werner. Attimo. Hai un travestimento. Bene, bene. Siamo pronti per uscire. Ci vediamo al tunnel che porta al pit. Procurati tutto il necessario per il viaggio. D'accordo.
Andiamo. Questo tunnel porta alla fitta rete di tunnel e vecchie strade che vanno verso nord-ovest, dove c'è il pit. Il viaggio potrebbe essere lungo e faticoso, i rifornimenti scarsi, non potresti tornare prima di aver completato la missione. Vuoi davvero andare? Andiamo. Eccoci. Bel posto di merda. Aspetta, sta arrivando qualcuno. Lascia parlare me. Vai pure. Devo cambiarmi d'abito? Devo mimetizzarmi? Ehi, ehi, che ci fate qui, ragazzi? Potrei chiederti la stessa cosa. Ne hai molti di fegati che volano per aria qua, Werner? Sì? Beh, credo che sia questa la differenza tra di noi. Io ho fegato da vendere. Tu no. Niente fegato. Cosa intendi? Porca troia. Bell'idea del cazzo, Werner. Potevi almeno avvisare, no? Lascia fare a me, sono ben addestrato. Beh, anche tu comunque non te la cavi male, Werner. Allora, dicevi su questa zona, Werner? Fin qui non ho avuto problemi. Ora per uscire dovrai guidarmi tu. Se ti vesti come uno schiavo dovresti riuscire a oltrepassare i cancelli senza problemi. E se non lo faccio? Quando sarai dentro, trova una schiava di nome Midea. Lei saprà come aiutarti. Ricorda, il tuo obiettivo è di raggiungere Ashur e trovare la cura. Quando l'avrai, ti contatterò. E non posso neanche portarmi un'arma? Beh, potresti riuscire a portare una piccola pistola o un coltello, se li nascondi bene. Beh, sono bravo. Per te posso farlo, ma non posso prometterti che non la vedranno e non ti spareranno. Ottimo. Vuoi la pistola o il coltello? Pistola. Ok, ecco qua. Non farlo fuori prima di aver attraversato il cancello. Ti è tutto chiaro? Certo, certo. Entrare e trovare la tua amica. Capito. È tutto. Buona fortuna. Contiamo su di te. Certo, ma non mi fido io di te. Vabbè, che ci dobbiamo fare? Ok, nessuna di queste esplode. Meno male. Però esplodo io. Pure i ratti talpa se ne fuggono. Beh, effettivamente ho fatto un casino. E allora me la prendo con loro. Porca miseria, che esplosioni che ci sono da ste parti. Tu, vieni con me, ho bisogno di uno scudo. Tu da oggi sei il mio migliore amico. Scappa! Carmelo! Carmelo, dove sei? Carmelo, eccoti! Ciao! Vieni con me. Ancora? Ma basta! Salve, sono uno schiavo e lui è il mio animale domestico. Posso entrare? Non entro senza di lui, sappilo. In realtà Carmelo ci serve per un motivo ben specifico. Vediamo se funziona. Ok Carmelo, vieni con me. Ecco qua. No, 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 tranquillo, è il mio migliore amico lui. Un altro schiavo è tornato indietro, eh? Non ce l'hai fatta nemmeno oltrepassare il ponte, vero? È una fortuna che non ti spacchi il culo. Come no? Guarda qui. Dove hai preso tutta questa roba? Non importa, ora è mia. Oggi ho avuto proprio una bella botta di culo. Già. Ora torna dentro e lavora. La prossima volta ti darò in pasto ai trogloditi. Come no? Certo, certo. Vieni Carmelo. Allora, aspettami 2 minuti qui, eh. Vediamo se posso già prendere la roba. Ed ecco come fregare il sistema. Sono lo schiavo più felice che ci sia. No, a quanto pare mi hanno fregato tutto. Ah, maledizione, correzione dei bug, maledizione. Beh, Carmelo, è stato un piacere conoscerti. Lo so, non guardarlo così. La prossima volta ti darò in pasto ai trogloditi. Certo, Max. La prossima volta ti troverò, sappilo. E in quel momento te la farò pagare. Porca miseria. Un tirapugni, questo può essere utile. Ti ha mandato Werner, eh? Bene. Finalmente ha trovato qualcuno. Non possiamo parlare così all'aperto. Vediamoci a casa mia appena puoi. Parleremo lì. Certo, ci vediamo là. D'altra parte, forse è meglio così. Non sarebbe stato divertente se avessimo avuto subito tutta la nostra roba, no? Ok, ora possiamo parlare, ma dobbiamo fare presto. Ti hanno visto entrare qui, quindi sicuramente ti verranno a cercare se ci metti troppo. Ho un piano. E allora parliamo in fretta. Nella torre di Ashur. Per ora aspetta, poi dovrai infiltrarti. Beh, sono bravo in questo. So che dobbiamo fare in fretta, ma mi devi dire cosa sta succedendo. Non so cosa tu abbia visto mentre entravi, ma sicuramente le guardie non sopportano i lavoratori che stanno impalati e sono da intralcio. Devi fingere di lavorare molto, altrimenti ti scopriranno subito. Ah, quello che faccio nella vita. Troppo, vedranno che vieni da fuori. Spero che ne valga la pena. Cosa devo fare? Beh, se ti incasini e muori non avrai alcuna ricompensa.
Allora? Appena fuori dal laminatoio c'è un mucchio di vecchie sbarre. Di tanto in tanto il responsabile le fa raccogliere. In pratica è una condanna a morte e il compito non lo assegnano mai a nessuno. Lo fanno fare a noi. Fanno scegliere a noi. Bastardi. Quindi devo andare io, immagino. Non posso esserti di aiuto. Chiedi in giro. Forse puoi parlare con Marco al laminatoio. Lui ha trasformato alcuni attrezzi in armi. Potresti trovare un'arma perduta dai capi nella stadera. Eh? Cos'è stato? Cosa vuoi che sia stato? Succede, Midea. Chi è questo schiavo? Niente. Niente, signore. Stavo solo spiegando a questo nuovo operaio i compiti assegnati dal responsabile. Ah, sì? E quindi lui sarebbe quello che uscirà nella stadera? Sì, signore. Gli ho dato tutte le istruzioni. Sa tutto. 10 sbarre. Il più veloce possibile. Spero tu abbia detto addio. Ok, tempo scaduto. Si torna al lavoro, smerigliatori del cazzo. Vuoi qualcosa, Verme? Sei molto simpatico, Jacobs. Questa è casa nostra. Hai visto come viviamo qui? Sì, ho visto. Non so in che modo, ma cercherò di aiutarvi. Salve a tutti, compagni! Sto cercando Marco! Non riesco a sentire neanche i miei stessi pensieri qui! Così oggi sei tu l'idiota che mi procurerà le sbarre, eh? Già, sì, sono io! È bello vedere un po' di entusiasmo per una volta. Bene, seguimi. Dammi un attimo, devo andare a prendere una roba. Marco? Ehi, non urlare! I capi non sanno nulla. E che stai facendo? Fabbrico armi. Molte armi. Sta per accadere qualcosa. E presto anche. Ah, me lo auguro. Prendo la roba che trovo in giro e qualche attrezzo che usiamo e creo delle armi per combattere i capi. Io ho bisogno di armi. Ne hai una? Prendi questa. È un'ascia automatica. Forte, eh? Le costruisco con i pezzi delle vecchie auto che portano dalla città. Fai quello che puoi, ma attenzione dalle parti dei capi. Una mossa sbagliata e ti faranno fuori. Vai tranquillo, so cavarmela. Eccomi, scusami, stavo prendendo i miei attrezzi. Ne incontrerai molti. Lo vedo. Riuscirai a sopravvivere. Probabilmente ti imbatterai in quei pazzi che vivono nella fornace esplosa. Senti, perché non mi fai un favore e ti fai uccidere vicino alla porta? Così non dovrò camminare troppo per derubare il tuo cadavere, eh? Certo, come no. Va là fuori e trova qualche sbarra. Non tornare se non ne hai almeno 10. Portami. Certo. E non te ne farò pentire. Beh, spero che tu abbia qualcosa di buono per me allora. Perché questo sarà un lungo percorso per noi. E subito delle sbarre d'acciaio, fantastico. Grazie compagno caduto. Dobbiamo solo decidere da dove iniziare. Ah, dei robot di servizio. Eccoli che arrivano. Vi salvo io. Ecco qua, maledetto troglodita. Poveraccia sta gente, poveraccia. Altro povero schiavo morto, altre sbarre di ferro gratis. Chissà quante sbarre di ferro arriveremo oggi. Abilità aggiunta, sei riuscito a sopravvivere nella stradiera e hai imparato tanto sulla vita del Pit. Da ora in poi infliggerai ancora più danni grazie all'arma tipica degli schiavi, l'ascia automatica. Oh oh, fantastico. Altre sbarre di ferro sopra i treni. Grazie. Altre sbarre di ferro anche nella monnezza. Pensa, sono così essenziali e le buttano pure. Ah, che trogloditi. Uno schiavo morto con un coltello nella schiena. Questo sì che è singolare. Coltello da bistecca. Non credo ci siano bistecche da mangiare da queste parti, ma ben accetto. Una, due, tre. Chiave necessaria. Vorrà dire che mi faccio il giro lungo. Chissà quante barre d'acciaio ci sono in giro. Secondo me, troppe. Volete gestirla così la situazione? Oh, dei vestiti belli, finalmente. Mi spiace, ma io sono pericoloso anche con un coltello. E tu chi sei? Beh, credo che tu non sia tanto sano di mente. Mi spiace. Devo farti fuori. Porca miseria. Ma ti pare il pazzo con lanciafiamme? Ecco fatto. Ok, questo sì che è qualcosa di buono. Un'armatura. Grazie, delle sbarre di ferro, munizioni, whisky e altre sbarre d'acciaio. Cosa abbiamo qui? Il Man Opener, versione unica dell'Auto Axe. Molto meglio per noi. Aspetta, aspetta. Venite qui, forza. Ok, questa zona
è un filino radioattiva per noi, perché sicuramente ci sono delle sbarre d'acciaio qui. Esatto, scusatemi. Toma, guarda, altre sbarre d'acciaio e un'altra armatura. Chi non rischia, non guadagna. Tanto la solfa è sempre quella: troglodita, sbarre d'acciaio, troglodita, sbarre d'acciaio. La cosa importante è controllare ovunque. Che ci vogliamo fare? È un compito duro, ma qualcuno deve pur svolgerlo. Sbarre d'acciaio, altri trogloditi in arrivo. C'è qualcuno che spara. Chi è che mi aiuta? Chi è il mio angelo? Non lo so, ma mi hanno lasciato un fucile da combattimento. Grazie delle sbarre d'acciaio. Oh, oh, oh. Mi sa che qualcuno ha voglia di compagnia. Grazie per la pistola. Wild Billy Sidearm. Tutto di guadagnato per noi. Finalmente un'arma decente. Ehi, comunque grazie di essere venuti voi, Mi avete risparmiato la fatica di cercarvi. Sbarre d'acciaio? Sbarre d'acciaio. Cavolo, le sbarre pesano però, Nota di Wild Bill. Ah, quindi la pistola era tua. E te l'avevano pure rubata. Pensa che stronzi. Farò in modo che la tua pistola sia in buone mani. Sbarre d'acciaio in cucina. Dobbiamo fare attenzione. Potrebbero esserci barre d'acciaio ovunque. Ad esempio, là in fondo ne vedo altre. I trogloditi bruti sono troppo duri. Gli umani invece sono fin troppo morbidi. Wow, che bel faccino. Sarebbe un peccato perderlo. Grazie delle barre d'acciaio. Ok, stiamo andando alla grande, giusto? Quante barre d'acciaio. Mi dispiace che sta gente muoia e venga dimenticata. Ma non sappiamo neanche il loro nome. Bello resistente. Grazie della pistola. Nel caso finissi le munizioni, una Glock ci sarà utile. Oi. Stai buono. Mio sangue. Già, mi spiace. Ciao. Dove sei? Ah, qua. Scusami, non ti vedevo. Ok, ora c'è troppa gente per usare una pistolina. Mai andare sul pesante. Mai stare fermi. Mai far sapere quale sarà la tua prossima mossa. Mai voltare le spalle al nemico. Avrebbero dovuto insegnartelo, sorella. Overdose di meth, eh? Volevi finire così la tua vita? Abbiamo anche l'overdose di Torazina se non ci basta. Ok, questa è la nostra discesa. Ma ci manca ancora qualche piano. Wow, che vista di merda. Chissà com'era prima della guerra sto posto. Quanta bella rovina qui. Ma vedo anche gente che sta cercando di salire. È il momento di scendere. Altre sbarre per noi. Dove potrei aver mancato altre barre? Ok, eccone altre 4. Fra, mi dispiace, Però questa mi serve. E come al solito, non siamo mai lasciati soli. Bellissimo questa uccisione in salto. Dai, siamo sempre più vicini alla meta. Oh, eccone altre 2. Ok, altri lingotti. Ah, eccoli qua. Perfetto. Ok, abbiamo cercato più che abbastanza in questa zona. 97 lingotti non è certo un numero tondo, ma dovranno farselo bastare. A meno che gli ultimi lingotti non si trovino qui. Tu che ne dici, troglodita? Io dico di sì. E guarda un po', eccoli qui. Con questi ultimi 3 lingotti arriviamo a 100 tondi tondi. Ehi là, non pensavi di rivedermi, guarda, vero? Un pochino chi ce l'ha fatta. Ho già fatto il mio lavoro, prendi tutti sti lingotti. Niente di meglio che un po' di duro lavoro, Già. Ok, ora sì che ragioniamo.